siamo qui in compagnia di Maurizio Casiraghi e Massimo Labra, ricercatori del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università Bicocca di Milano. Abbiamo parlato di quella che è la ricerca del DNA legata ai cibi, alle provenienze dei vari animali, tipo che il palombo facciamo giornalisti. Sì. Il palombo in realtà è squalo bianco, sempre. Esatto. E poi c'è anche tutta un'altra branca che è interessante, ovvero cosa si trova nell'acqua che beviamo tutti i giorni. Cioè quella che esce dal rubinetto, che uno pensa... Dipende. Vabbè. Uno può pensare è uno schifo terribile. Esatto. Oppure sono quelli che dicono no, l'acqua a Milano è una delle poche cose buone. Esatto, buonissima. Abbiamo finalmente la soluzione a questa. Ovviamente avremo fuori tutti i produttori di acque minerali che ci aspettano con delle bottiglie di vetro, rigidamente di vetro da spaccarci in testa, però abbiamo finalmente la verità qua in diretta a Milano. Purtroppo dobbiamo mandare la pubblicità, torniamo domani. No, scherzavo, dai, abbiamo la verità e punto e basta. Com'è l'acqua di Milano? L'acqua di Milano è buona, su questo possiamo dirlo con una grande tranquillità. No, è una cosa. Non abbiamo veramente nessun tipo di problema. Noi quello che diciamo è che l'acqua è molto buona, molto controllata anche. La gente non lo sa, ma ci sono due tipi di controllo sulle acque. L'ente erogatore e la SL. Indipendentemente fanno controlli incrociati, quindi si deve essere tranquilli sull'acqua. Ah, bene. Quindi questa è una cosa che è assolutamente chiara. L'unica cosa che succede, e attenzione qui lo dico e non voglio fare allarmismo, ma noi diciamo che c'è un po' un problema in tutta questa storia, che è quello dell'ultimo miglio, noi lo chiamiamo così. Sì. Perché i controlli appunto di ASL e degli enti erogatori finiscono in strada, dove si allaccia il nostro condominio, la nostra casa, la nostra villetta. E poi danno una pacca sulle spalle all'acqua e dicono vai che sei grande, sì, te la cavi da sola. E quindi insomma, se uno in casa ha un'autoclave di 15 anni che non ha mai fatto manutenzione, se ha il frangigetto che non pulisce mai, cose di questo genere, poi ci pensa. Cos'è il frangigetto? Perché Gem non lo sa. Francesco e Gigi, frangigetto. È quell'aggeggino per ridurre il flusso, quello che quando non pulite dopo un po' l'acqua schizza da tutte le parti. Il filtrino che metti al rubinetto. No, guarda, non ti sembrerà, ma non pulire quello lì determina per esempio la presenza di batteri nell'acqua. Ah, sì? Se uno lo pulisce. E ogni quanto dobbiamo pulirlo? Questa è una bella domanda. Sarebbe da dire sempre. Spesso, molto spesso, non solo quando schizza da tutte le parti, ecco. Quindi una volta ogni 2-3 giorni. Com'è che lo puliamo? Con quel famoso prodotto chimico della confezione blu. Un banale acqua aceto, acqua e limone, acqua e acido citrico va più che bene. Perfetto, quindi anche economico e ecologico. Sì, infatti, soprattutto è molto ecologico. Quindi il problema è nell'ultima fase, dal momento in cui l'acqua dalla strada arriva o nella villetta o nel condominio o nella casa potrebbe essere generalmente passa indenne le tubature, arriva a casa tua tranquillamente, però se uno inizia a dire ma la mia acqua potrebbe sapere di metallo, non profuma bene eccetera, forse tutte è il caso le volte che la bevo controlli. Poi vado in bagno e ci sto degli anni. Esatto. Un po' proprio per rispondere a questa esigenza che ci siamo inventati questo kit fai da te, no? Perché appunto l'acquedotto per legge è obbligato a dare acqua di qualità. Poi nell'ultimo pezzo la signora Maria dice ma chissà cosa succede nel mio palazzo. E allora se l'analizza a casa sua. Quindi